Il crocifisso che vedete dietro di me è un dipinto murale. Si tratta molto probabilmente di un frammento preesistente alla chiesa attuale o portato qui staccato da qualche altra parete. Infatti potete notare come nei bordi intorno al crocifisso si veda lo stacco con un nuovo intonaco. Molto probabilmente il dipinto è stato ampliato per adattarlo alle dimensioni del nuovo altare settecentesco. Il dipinto, il crocifisso, potrebbe essere ricondotto al XVI secolo, epoca appunto molto importante per Monte San Giusto, perché è il periodo in cui fu realizzata la famosa crocifissione di Lorenzo Lotto, e molto probabilmente questo dipinto vuole essere appunto un'altra rivisitazione del tema. Lo stato conservativo di questo dipinto è diciamo abbastanza discreto, se non che le numerose ripinture eseguite proprio per adeguare questo dipinto all'altare compromettono un po' la lettura generale dell'immagine. L'intervento di restauro servirebbe a pulire soprattutto la parte cinquecentesca per vedere la cromia originaria, consolidare gli strati pittorici e gli intonaci al supporto murario. Inoltre bisognerà fare un'azione di recupero estetico molto puntuale per raccordare l'ampliamento settecentesco al dipinto del Cinquecento.